che in questa vita mi sono stati carissimi. Signore, ti chiedo che dove sarò io, anch'essi siano con me. Almeno là io goda della perenne unione con loro, dal momento che quaggiù non ho potuto gustare troppo a lungo della loro amicizia. Quindi questo è di una estrema finezza e ci fa vedere quanto l'animo di Ambrogio sia un animo aperto al tessuto, all'annodamento dell'amicizia. Sensibilissimo quindi anche per questo aspetto. I corpi di Celso, l'inventore di Nazaro, l'inventore dei testimoni della fede. E proprio in questa testimonianza, o meglio ancora, è proprio in questo rinvenimento dei testimoni della fede che Ambrogio trova l'ispirazione per le sue omelie, per i suoi interventi. Commenta il Vangelo di Luca, commenta i sei giorni della creazione, commenta la figura di Noè. Inoltre, di Ambrogio in particolare si ricorda il trattato sulla penitenza e sui sacramenti, sui misteri, e cioè su quei riti che introducono nel mistero e nell'esperienza.